Prosegue la 50ª edizione del Nautic Sud, il salone nazionale dedicato alla nautica e alla diportistica, che dopo il taglio del nastro alla presenza del sindaco Manfredi ha accolto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Tante le possibilità per il settore sul territorio, ha confermato il governatore De Luca, che ha poi sottolineato come Napoli e la Campania abbiano alcuni dei luoghi più belli del mondo. Si può fare di tutto, c'è bisogno della programmazione, sono state le parole del presidente della regione. Vediamo cosa viene fuori dal piano regolatore che sta definendo l'autorità portuale e poi ragioneremo. La priorità però resta sbloccare le risorse. Siamo di fronte ad uno scandalo nazionale. I fondi sviluppo e coesione bloccati da un anno e mezzo senza nessun motivo reale. Una vergogna nazionale. Un sud tradito e calpestato. Abbiamo oggi opportunità di lavoro che non possiamo cogliere perché queste risorse sono bloccate. Tutto il mondo della cultura e dello spettacolo è paralizzato. Le opere stradali sono bloccate. Mi pare evidente che siamo di fronte a un tentativo di, come dire, rapina di risorse del Sud o di discriminazione politico-istituzionale nei confronti del Sud. Dobbiamo combattere con grande serenità ma anche con grande determinazione. Sono fondi destinati al Sud, non a qualche ministro. Sarebbe bene che anche le donne e gli uomini del Sud facessero capire che quando si sta al governo non si gestisce una bottega di famiglia, ma si ha il dovere di rispettare i territori e le istituzioni.